anni, il, diciamo una soddisfazione vedere gli amici di Casale. Dove vi allenate, Casale? Nel piccolo tratto che abbiamo sul Po. Quanti metri sono? 700 all'incirca. Il vostro allenatore come si chiama? Gigi Mattea. Gigi Mattea, bravissimi, li porta in giro, c'è un entusiasmo. Gigi Mattea, se ricordo bene, un agronomo di Vercelli, e tutti i giorni va a Casale, d'estate combatte con delle nuvole di zanzare incredibili. Ci sono tante zanzare a Casale? Sì, tantissime. E come fate quando vi allenate? Le zanzare vi attaccano? Sì. Quindi vi spingono ad andare più forte, probabilmente. Certo, dipende. E adesso andiamo giù a Sabaudia, al Festival dei Giovani? Certo. Sì, sì, andiamo. Quanti siete di Casale? Due, siamo solo io e lui. Sono in due, farete sicuramente il 7-20 e poi il doppio, immagino. Bene, bene. E avete già programmato tutto? Andate giù con l'allenatore? No, scendono col Cerea. Scendiamo col Cerea e ci portano fino là con una nostra barca e poi vengono i nostri genitori a guardarci. Benissimo, è anche bello vedere le società torinesi che non per essere retorico, ma insomma a Torino e nel Piemonte c'è un clima di collaborazione molto forte, e quindi anche dare la possibilità a questi ragazzi di Casale, ospitalità sui trasporti, diciamo. E questo è bello perché il canottaggio è amicizia, poi gareggiamo con magliette diverse, ma le ragazze e i ragazzi si sviluppano delle amicizie che si consolidano e si trasformano poi anche in uscite serali, ovviamente quando sono più grandi, perché questi bimbi probabilmente non escono ancora la sera, immagino. È bellissima la canottiera Casale, raccontateci un po', fate il bagno in quella bellissima piscina in questa stagione? Beh, dipende, chi è socio sì, io non essendo socio non lo posso fare, però Riccardo lo fa. Io faccio il bagno di solito con i miei amici. Bene, quindi Riccardo fa il bagno e guarda il suo socio di barca, gli fa il gesto dell'ombrello perché l'altro combatte con le zanzare e lui se ne sta in panciolle nell'acqua, fantastico, e vabbè, questa è la vita. Bene, bene, ti vediamo anche in gara? È già fatto? Non ti ho visto, caspita. Ah, perché sono arrivato tardi, io ho dormito stamattina. Mi hanno cooptato e Beatrice, vediamo Beatrice col papà, l'abbiamo visti al primo Master Camp, ricordiamo, in quel di Piedilucco. Ero pieno di entusiasmo, poi gli adulti mi hanno stufato perché tappatevi le orecchie, sono dei grandi rompicoglioni gli adulti che fanno canottaggio. E quindi dedicare il mio tempo, il mio volontariato agli adulti, mi è proprio passato l'entusiasmo e mi piace molto di più vedere le gare dei bambini, ma questo penso sia legittimo. In realtà non mi è passato del tutto, io invito tutti, diciamo gli adulti che abbiano voglia di confrontarsi con i nostri cavalieri delle acque, ricordiamoli, Alessio Sartori e Rossano Galtarossa hanno vinto insieme le Olimpiadi dove eravamo? Eravamo in Australia, non mi ricordo, a Sydney, esatto, e che faranno